Ventagli Creazione d'Artista espone al pubblico 90 opere che sono parte, la parte più importante, della raccolta di Luisa Moradei, collezionista e studiosa di ventagli di Firenze. Il progetto nasce 20 anni fa con l'esplicito intento di ridare valore artistico a un oggetto che nel corso dei secoli è stato molto più di un semplice accessorio di moda. La particolarità di questo progetto è data dal fatto che gli artisti coinvolti hanno realizzato, dedicato e donato ciascuno un ventaglio a Luisa Moradei, riprendendo in questo una pratica piuttosto diffusa alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, che vide poeti e pittori decorare le pagine di ventagli che poi donavano ad amiche o fidanzate in occasioni speciali come compleanni o altre ricorrenze. La raccolta dei ventagli per me è nata da un ricordo infantile, perché la mia bisnonna mi aveva regalato quando ero piccola, piccolissima, un ventaglio, e è stato l'input che ha generato poi il desiderio di continuare a studiare e a raccogliere naturalmente i ventagli. Tra l'altro la signora nel suo racconto, quando ci ha presentato la collezione, ci ha detto che gli artisti sono rimasti molto impressionati da questa richiesta, perché il lavoro su commissione agli artisti ormai è una cosa quasi in disuso, per cui l'aver trovato qualcuno che chiedeva di interpretare il ventaglio come, diciamo, un oggetto, ma anche come forma d'arte, è stata sicuramente una bella scoperta. Appunto, studiando i ventagli mi ero resa conto che alla fine dell'Ottocento c'era una tradizione che coinvolgeva, diciamo, gli artisti, chiedendo loro di esprimersi attraverso la forma della lunetta del ventaglio, sia per motivi economici e di mercato, ma anche perché appunto nel frattempo aveva preso campo una tradizione che vedeva nel ventaglio un oggetto da offrire a amiche, a parenti, in occasioni particolari come matrimoni, compleanni, eccetera. E quindi spesse volte si trattava di veri e propri ventagli d'artista, e quindi quanto più era importante l'artista, tanto più cresceva il vanto della proprietaria, naturalmente. Rifacendomi a questa bellissima tradizione, ho cominciato a coinvolgere gli artisti, chiedendo loro di realizzare per me dei ventagli. Sono stati coinvolti decine di artisti contemporanei, si va dai grandi maestri dell'arte del Novecento a giovani emergenti, ma anche figure molto importanti provenienti dal campo delle arti applicate, orafi, fotografi, illustratori, tessitori, eccetera. Ogni artista interpreta il tema del ventaglio secondo quella che è la sua sensibilità. Ad esempio, i grandi maestri della pittura del Novecento, come Treccani, Soffiantino, Licata, riportano sulla pagina o sulle lamine di un ventaglio quelli che sono i segni caratteristici della propria pittura. Altri artisti invece considerano il ventaglio come un supporto sul quale riportare quella che è la propria ricerca concettuale. Penso ad esempio alle cancellature di Emilio Isgrò, oppure allo studio sul triangolo e il teorema di Pitagora di Eugenio Carmi. Altri artisti affrontano questo tema in maniera ancora diversa, sono più suggestionati dalla forma del ventaglio, dall'icona e dai significati simbolici ad essa associati, e realizzano lavori che non sono prettamente dei ventagli, ma astraggono l'idea del ventaglio. La mostra quindi, oltre ad essere un'esposizione di ventagli, è anche un percorso, un viaggio assolutamente originale in quella che è l'arte contemporanea italiana degli ultimi 70 anni. La cosa che mi fa molto piacere è che una raccolta personale, privata, grazie all'intuizione della Fondazione Geiger, è stata resa fruibile da tutti,
siccome l'arte è di tutti, è per tutti, trovo giusto che non rimanga chiusa in una raccolta, ma possa essere goduta dal maggior numero di persone possibile. E questo è stato reso appunto grazie alla Fondazione Geiger.